aspetta. Se pensiamo soltanto che lo stesso Putin, ad esempio, ha aspettato e atteso la fine dei Giochi Olimpici per dichiarare guerra all'Ucraina, evidentemente lo sport è e deve essere un valore che dia solidità, che dia inclusione, che dia appunto che sia contro il razzismo e contro tutte quante le altre nefandezze che purtroppo ci colpiscono. Giovani migranti residenti a Napoli, rappresentanti di 19 squadre internazionali, scendono in campo contro il razzismo e sfideranno in un torneo di calcio a 8 parlamentari italiani, poliziotti, medici e avvocati. È il mondialito di calcio promosso dal Consolato della Repubblica Democratica del Congo con il Comune di Napoli e 12 consolati, che sabato 19 e domenica 20 marzo si disputerà allo stadio Caduti di Brema a Ponticelli in segno di pace e di speranza. Oggi molto molto importante questa giornata per tutti gli extracomunitari, diventare unico posto per contro il razzismo. Ci sono state 19 adesioni, quindi ci saranno 19 stati stranieri che gareggeranno contro 5 squadre italiane, rappresentative del mondo politico, abbiamo la nazionale parlamentari, rappresentative delle forze dell'ordine, abbiamo la squadra della Polizia di Stato, ma anche della società civile. Un'iniziativa dal forte valore simbolico organizzata in prossimità della giornata internazionale contro le discriminazioni razziali del 21 marzo, che vedrà in apertura la sfida tra la nazionale parlamentari e la rappresentativa della comunità ucraina. È un'iniziativa molto bella, che è nata ovviamente con questo spirito che lo sport rappresenta, un ambiente naturale di fratellanza e di superamento di quelli che possono essere le contrapposizioni. Purtroppo questo torneo si inquadra in un momento storico molto difficile. Le notizie che arrivano dall'Ucraina sono notizie terribili di guerra, di devastazione, di morte. Quindi io spero che da Napoli ci sia un messaggio forte di pace. Noi abbiamo bisogno di pace tra i popoli, di rispetto delle identità territoriali, di fare in modo che lo strumento della guerra non sia più uno strumento di politica internazionale. Il Consolato della Repubblica Democratica del Congo sarà protagonista nelle prossime settimane di un'altra iniziativa solidale. Dopo la donazione di 70.000 euro di farmaci per l'Ucraina, un nuovo carico del valore di oltre 100.000 euro sarà inviato dall'Ordine dei Farmacisti di Napoli all'ospedale Panzi nella regione del Kivu. A partire dal Benin, Burkina Faso, poi siamo stati in Brasile, Colombia, Guatemala, e adesso andremo nel Congo e siamo già andati, diciamo, anche in Ucraina attraverso questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto con il console Kovalenko.